Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Strategico Call of Duty e in questo video vi farò vedere le quattro mappe che sono appena uscite con un nuovo map pack Annihilation per PlayStation 3 e Xbox, credo. E comunque, prima che il video parta, prima che inizio a dire qualsiasi cosa, vi dico subito che non mi sono preparato. Ho deciso di fare questo video proprio con le mie prime impressioni dopo che ho giocato 2 orette con queste nuove mappe. E vabbè, partiamo subito con la prima mappa che si chiama Hangar 18 o Hangar 18, 18, come lo volete chiamare, non cambia nulla. E queste clip le ho fatte la prima volta che giocavo. E questa mappa è molto bella secondo me, perché ci sono molte stanze, molti dettagli. Si vede che Treyarch ha provato a sforzarsi, a metterci più impegno nelle mappe, perché tanta gente diceva che le mappe in Black Ops non erano tanto dettagliate, non c'erano dettagli e quelle di Battlefield erano molto meglio. Quindi mi sembra che Treyarch ha fatto un buon lavoro in questa mappa. Ci hanno messo tantissimi dettagli, anche cose tipo delle cazzate assurde. Tipo, non so se voi avete giocato in una di queste mappe, saprete che in fondo alla mappa a sinistra c'è tipo una mela con tutti dei raggi strani, boh. Cose strane ci hanno messo. Quindi, complimenti Treyarch, questa è una mappa secondo me riuscita bene. Ci hanno messo pure un Blackboard, non so, questo qui, però questo era davanti a me. E guardate un po' che cazzo ho fatto qui. Il cartellino balistico che ho rubato a quello lì. Ho fatto un po' il culo a quello lì, quindi ho detto quello lì 25 volte, però vabbè. Comunque, passiamo alla mappa numero 2, che si chiama Hazard. Sei più o meno in un campo da golf, più o meno disabbandonato sull'acqua, vicino al mare. Una cosa strana, però è la mia mappa preferita di questo map pack. E secondo me in questa mappa serve per forza un cecchino, perché è una mappa più o meno dritta. Quindi mi ricorda tanto Cliffhanger da Call of Duty 5. Però mi piace molto, come vedete ci sono piscine. Pieno di cecchini, ragazzi, pieno zeppo. E ora, vedete un po' come fare il culo con gli sniper, che io che non è che sono un sniper, però sono abbastanza sfigato perché prenderò tipo 2 hitmarker di fila. Questa mappa, anche questa è fatta molto bene, questa davvero, secondo me, come vedete non è che ci sono tantissimi dettagli, però piace. Ora stavo parlando un po' con la gente online, no? Perché io devo divertirmi a fare delle cazzate, quindi parlavo con la gente che ci aveva appena giocato e piace anche tanto a loro, quindi quindi secondo me questa sarà la mappa preferita di tutti. Ora non tutti, però della maggior parte della gente. E come vedete ci sono davvero tantissimi cecchini, perché basta che te ti puoi mettere da una parte e distrugge tutti dall'altra, facilissimo. Ora vedete, molestare un pochino col PSG, che vi devo dire la verità, secondo me hanno modificato, l'hanno fatto più potente, perché questo dovrebbe essere il PSG, dovrebbe essere il Barrett di Black Ops, da quello che ho capito. Poi un'altra cosa che secondo me piacerà a tanta gente è che è stato confermato che ci sarà Quickscope in Modern Warfare 3, confermato al direttore informatico di Modern Warfare 3. Ho visto che sta facendo un'intervista e quindi ora tanta gente si potrà divertire, perché come sapete in questo gioco tutti incazzati. Vabbè, ora mi vedete un po' molestare qui, faccio un po' il culo. Poi vi farò vedere un'altra magia che ho fatto col coltellino balistico appena preso. E comunque, queste mappe costano 15 euro, quindi se voi non pensate, cioè se voi non le volete queste mappe, cioè, perché io conosco tanta gente che dice no, io 15 euro per altre 5 mappe non le voglio spendere. E io vi do anche ragione, perché anche a me spendere 15 euro per 9 mappe non ne vale la pena, perché già ne hai spesi 70 e qui c'è la magia, ragazzi, col headshot col coltellino balistico da lontano, primo tentativo, mi sfogo. Aspetta, parliamo un po' di questa mappa. Questa è Drive-In, la terza. Sei in un parco. Dove cazzo sei? Sei in Gardaland abbandonato. Comunque, vabbè, a parte gli scherzi, mettiamoci Gardaland in mezzo a Black Ops, via. Comunque,
Stiamo dicendo, se voi non vi va di spendere 15 dollari per le mappe, una cosa potete fare è attivare uno dei vostri amici che vi può prestare il loro account per un secondo, e quindi se loro l'hanno già comprato le mappe, una cosa che puoi fare è entrare nel suo account e scaricartelo e poi ridargli l'account, però ti serve l'email e la password, quindi dovete trovarvi un amico che si fida di voi. Oppure non le prendete, fate prima. Però secondo me vale la pena prendere queste mappe, anche su, che secondo me sono meglio di quelle altre. Ora continuiamo a parlare di questa mappa, si chiama Drive-In, che è proprio un posto abbandonato. Questa mappa è un po' strana, cioè non mi piace tanto, mi ricorda tanto tipo Carnival, un'altra mappa. E non so perché si sono divertiti tanto a fare tutte queste mappe dove ci sono i pagliacci dappertutto, non lo so, però si sono divertiti. E in questa mappa vi consiglio tipo un Galil, secondo me funziona abbastanza bene, abbastanza strategico. E poi un'altra cosa, per le killstreak, non entrate in una di, cioè la prima volta che giocate in queste mappe, non andate col cazzo di tipo Yui, support aero. Non provate ad andare a prendere support aero. Provate a mettere come ricompensa uccisioni 3 UAV e 4 contrattacco UAV. Perché se voi non sapete la mappa, è inutile che andate a provare a prendere support aero. Provate a prendere l'UAV, così che almeno iniziate a capire dove nascono tutti, tutte queste cazzate. Io ora, infatti, usavo 3, 5, 8, mi sembra, col blackboard alla fine, così almeno capivo che cazzo facevano. E sto usando un po' il PM60, che è un'arma così così, però divertente. Infatti, in tutto questo tempo mi sono divertito a fare un po' il cazzone. Non è che mi divertivo a impegnarmi, poi tipo mi divertivo a parlare con tutti, sentire un po' le loro opinioni su queste mappe. Cioè, non ho ancora sentito uno che non gli sono piaciute queste mappe, quindi ve le consiglio davvero se volete scaricarvele. E vale davvero la pena. Mi vedete un po' divertirmi con la balestra, ragazzi. Guarda lì che magie, boom, scoppia, scoppia. E poi, ora, iniziamo già a parlare dell'ultima mappa, che si chiama Silo. Appena muoio, mi vedete un po' anche voi. Sì, guarda, io sto già andando avanti, cioè rendetevi conto, sono futuristico. Già penso a quello che succederà. Mappa Silo, questa non sei in un cantiere russo abbandonato, anche questo, tutti abbandonati, ragazzi. Tipo Chernobyl, ecco, questo mi ricorda Chernobyl. Qui è dove è scoppiato tutto. Comunque, qui stavo usando anche. Ho usato solo lo Spas per queste partite. Lo Spas che secondo me ora mi sto innamorando dello Spas. Tra poco riuscirà a superare il Famas nelle mie armi preferite. Comunque, ve le consiglio. C'è lo Spas silenziato in queste mappe dove ci sono tanti. Tanti angoli dove tipo ti giri e ce n'è uno davanti. Ve lo consiglio. Metteteci mira stabile pro e davvero sarete. Sarete tipo Dio, arrivo, sceso in terra, si mette a giocare a Call of Duty, cioè non mi ferma più nessuno. Infatti aspettatevi un gameplay con lo spazio che ho preso, quello uscirà tra un po' perché tanto sono uscite queste nuove mappe, quindi farò un po' di gameplay su queste mappe. Poi ho 3 nucleari pronti, quindi i gameplay non mancano, manca solo il tempo per fare i commentary, perché fare i commentary ci vuole abbastanza. E comunque, ora piglio questo G18, com'è? G11. G11. Niente male come arma. Ancora non sono mai riuscito a fare un gameplay con questa mappa perché ho fatto sempre il preciso prestigio e li ho persi tutti. Quindi ora ho deciso di non fare più il prestigio, tanto ora tra poco esce Modern Warfare 3 e non mi va di arrivare fino alla fine. Quindi mi fermerò all'8. L'ottavo prestigio. E quindi la mappa che aspettavano tutti era Shilang, Shilanghi, Shila, Shilla, non so come si chiama sta mappa.
La nuova mappa zombie, e non so se ve ne siete accorti, guardate nello sfondo, c'è uno tsunami, un tornado, fulmini, lampi, cazzo di tuoni, c'è di tutto. Cioè, poi guarda, c'è la luna davanti al sole, c'è un casino. E questa mappa è spettacolare, però non ve la voglio rovinare perché c'ho un gameplay che arriverà Who tra needs presto, power e when quindi io you got ragazzi vi saluto, water? buona CC!